Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, vlog sui campionati italiani di natural bodybuilding. Io sono appena arrivato a Bellaria dopo un viaggio infinito, sono le 20:48 di venerdì sera, domani ci saranno appunto i campionati italiani WNBF. Abbiamo tre ragazzi agonistici del team Viathet che gareggeranno, due men physique, Kilian e Davide, e un bodybuilder Mattia, e poi domenica gareggerà a Firenze Alessandro, che è già un atleta pro e ha vinto già un campionato italiano e gareggerà in un'altra federazione e cercherà di raggiungere una bellissima impresa, quindi lo vedremo poi nella giornata di domenica. E niente ragazzi, sono appena arrivato, adesso ho il check con i ragazzi, non li vedo da qualche settimana e quindi adesso siamo prima della gara. Check finale, vediamo un attimo la condizione, diamo un occhio al colore e dai, vi faccio vedere tutto. Pesa pronto? Sei carico? Sto vloggando. Una posa così al volo. A freddo. Vediamo, speriamo che i vicini non guardano. Grande, com'è? Tutto bene? Sono un po' dannato. Ah, cavolo, qui è doppio video, video su video! Aspetta che filmo, cioè! Qui è incredibile! Cioè, facciamo il video nel video! Buongiorno ragazzi, giorno della gara. Sono le ore 9:20. Davide, a Men Physique Juniors, uscirà alle 11. Quindi, tra pochissimo. Io sto per entrare, lui è già dentro, si sta già scaldando, si sta già concentrando, ho mandato qualche video e direi che la condizione è quella che volevamo. L'ho visto un po' teso ieri sera, però secondo me poi sul palco è un atleta che rende molto bene, è molto bravo sul posing, quindi secondo me andrà bene, speriamo bene. Lui è campione italiano juniores in carica. Quindi vediamo se riuscirà a mantenere il titolo. Vai, si entra. Sei pronto? Sono nato pronto. Sei carico? Sì, cazzo. Senti un pumping? Un sacco. Grande. Bellissimo. Meno. Sei a categoria, metti sicuro.
quarto di giro a destra. Falla sparire, falla sparire! Un quarto di giro a destra. 29, Giancarillo. Commento sulla gara di Kilian, condizione migliorata tantissimo dall'anno scorso a quest'anno, abbiamo fatto un bel lavoro durante l'anno, migliorata anche dalle selezioni ad oggi, siamo arrivati con un chilo in meno, abbiamo deciso di estremizzare un po' di più la condizione per far uscire dei dettagli ed è andata davvero bene, quindi peso più basso dalla selezione ma comunque più qualitativo perché con una percentuale di massa grassa più bassa sono usciti più dettagli decisamente interessanti. Il livello della categoria era molto alto, molti atleti con clavicole larghe, mentre Kilian ottimi volumi, forse erano dei più voluminosi, ma strutturalmente non c'ha questa clavicola enorme, quindi magari hanno premiato atleti con una V-shape più accentuata rispetto alla sua, però sicuramente a livello di volumi stava davvero molto bene e siamo molto contenti della condizione anche se non c'è stato un piazzamento. Ok ragazzi, Davide ha fatto primo e adesso dovrà fare l'assoluto, quindi tutti i primi di categoria, Man Physique, Short Medium Tool e Master, faranno l'assoluto insieme a Davide che ha vinto Juniores, sta ultimando il riscaldamento, tra 10 minuti si sale per l'assoluto, il livello è davvero 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 altissimo e sistemiamo due cose sul posing che ho notato prima nella prima uscita da sistemare, il colore era perfetto, ha mangiato un po' qualche galletta, qualche un po' di marmellata e ha bevuto un po', adesso è praticamente pronto tra pochi minuti, 60 minuti. Vai Davide! L'atleta numero 65, Calderone Luca. Bella Davide! Un quarto di giro a destra. Laterale, laterale Davide, laterale, addome fuori, via. È un quarto di giro a destra. Bravo. Addome. Ghiaccia. Sulla spalla. Via ragazzi, divertiamoci. E il primo posto è quindi l'assoluto Man Physique 2024 all'Imperium Battle WMBF e nuovo WMBF Pro è l'atleta numero 65.
Un po' di amaro in bocca. Veramente eravamo davvero vicini alla Pro Card, anche perché Davide è stato tenuto in mezzo praticamente per buona parte del tempo, era comunque nelle zone centrali, e solitamente appunto quando sei in mezzo vuol dire che sei tra i primi posti. È stata un'ardua sfida secondo me anche per i giudici. Va bene, adesso piccola pausa pranzo al volo e poi si torna perché sarà il turno di Mattia Bodybuilder. A dopo. Prima di proseguire, ragazzi, vi ricordo che se volete allenarvi anche voi con una logica, con un programma ben strutturato sul breve, medio e lungo periodo, con delle progressioni che si basano sui vostri livelli di forza, potete entrare in Via Athlete Program, il nostro percorso di allenamento su web app. È un programma che si basa sulla scienza, ma allo stesso tempo altamente pratico e concreto, perché è testato negli anni su un alto numero di persone con vari livelli di esperienza. Abbiamo un programma sia uomo che donna, sia per la palestra che per l'on-gym. Veloce, vita, gluteo, esatto, fermo lì, gluteo, carica bene il gluteo e femorale, muscolare Matti, muscolare, bravo, apri bene Giuseppe, di là subito, ruota di più, non colpiti, bella Matti, perfetto, gluteo. Lì, bravo, gambe su, stringi bene, su, gambe, dimmi con le spalle, duro, ruota con le spalle, Giulio, si aggiudica la categoria, l'atleta numero, e chiaramente accede alla finale per l'assoluto, l'atleta numero 26, Mattia Bianchi. Grande! Dai Matti, come sai, eh? Come sai, duro, eh? Chiudila! Chiudila adesso! Fuori l'aria! Lì! Fermo lì! Fermo lì! Matti, bravo! Chiudila! Come prima! Grande!
Vai a sparire. Fuori l'aria, fuori l'aria. È duro. Fermo. Vai, vai, vai. Fuori l'aria. Falla sparire. Falla sparire. Grande. Chiudi, chiudi. Chiudi. Ma chiudi, 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 petto in alto. Bella. Bella tua. Chiudila, chiudila. E vieni indietro. Lì. Ruota di più, Matti. Gambe, gambe, bang. E vai. Chiudi, chiudi, chiudi. Grande, Matti. Vuoi UDF Pro Bodybuilder, l'atleta numero 27, Alessandro. Ore 2 del mattino, sono appena tornato a casa, sono appena tornato da Bellaria e che dire ragazzi, davvero davvero ottimi risultati, sono molto molto contento. Due campioni italiani, sapevamo che il potenziale di Mattia e di Davide era davvero alto, ma sapevamo anche che il livello della competizione sarebbe stato molto molto alto. E quindi portare a casa due titoli italiani è davvero una grande soddisfazione, sono davvero davvero contento. Entrambi hanno fatto poi l'assoluto, quindi hanno vinto la loro categoria, hanno fatto l'assoluto e Mattia gli è stato detto appunto che è arrivato secondo per 1-2 punti probabilmente, quindi i giudici erano molto indecisi. E anche nell'assoluto Men Physique hanno detto che il primo e il secondo, che probabilmente era Davide, se la sono giocate per una manciata di punti, quindi due pro card sfiorate purtroppo, però va bene così, sono due ragazzi giovani, ancora c'è tempo per migliorare e per provare a prendere una pro card nei prossimi anni. E adesso vado a dormire, domani gareggerà Alessandro a Firenze come Physique Master, io non potrò esserci ma lo assisterò da casa e quindi vediamo come andrà. Master numero 40, l'atleta numero 239, Patarca Alessandro, che si laurea dunque campione nazionale di categoria. In diretta, Ale! Grande, Ale vince! Over 40! Primo classificato! Altro campione italiano! Grande, yeah. Ale! Sei felice? Tripletta, tripletta ragazzi! Tripletta in un weekend, grande! Grande Ale, guardalo lì al centro, bellissimo, come il sole, come il sole! Si sta morsicando la sua medaglia!